un festival internazionale di filosofia che vede più di 70 filosofi da tutto il mondo coinvolti in un dibattito tematico ogni anno. Quest'anno, alla terza edizione, si è scelto il tema di valori, continuità e cambiamento. Ed ecco perché noi abbiamo cercato di iniziare questo collegamento con Napoli e soprattutto con l'amministrazione, per cercare di capire come la filosofia interseca anche il discorso politico e come il politico anche si relaziona alla filosofia come mezzo critico nella gestione di una città che rappresenta sicuramente un nucleo di valori consolidato, che magari spesso richiede un cambiamento o una continuità. Appuntamenti con la filosofia e con la solidarietà tra Napoli ed Ischia con il Festival Internazionale La Filosofia, il Castello e la Torre, Valori, Continuità e Cambiamento. La rassegna si terrà dal 23 settembre al 1 ottobre e precede la Notte dei Filosofi, l'appuntamento tradizionale con la filosofia nella magnifica cornice del complesso monumentale di San Domenico Maggiore il 14 ottobre. Due appuntamenti con il pensiero e con la riflessione filosofica che uniscono Napoli ed Ischia in una ideale linea di collegamento e sottolineano a poche settimane dal terremoto che ha colpito l'isola i sentimenti che legano da sempre la nostra città all'Isola Verde. Questa sinergia che si vuole costruire con il Comune di Napoli, in nome non soltanto di una prossimità geografica, ma in nome anche appunto di una tradizione culturale che si sta cercando di portare avanti, ci sembra una di quelle idee su cui poi costruire anche la nostra azione amministrativa. Siamo un'amministrazione che si è sentata soltanto da qualche mese. Ereditiamo questo festival, ma nello stesso tempo questo festival costituisce per la nostra amministrazione un po' la punta di diamante di quella che è l'estate culturale ischitana. Il grandissimo valore culturale di ricerca che ha questo Festival della Filosofia di Ischia, che davvero è intensissimo e ha importanti protagonisti e anche modalità di svolgimento molto coinvolgenti e interessanti. Questo link, questa collaborazione anche dopo le vicende che hanno interessato l'isola e l'evento del terremoto, quindi l'idea che la crisi attraverso la riflessione imponga anche nuove modalità di pensiero ed anche cambiamenti e trasformazioni, credo corrisponda al senso stesso del fare filosofia. Ci unisce in particolare gli emblemi, sono i simboli della presenza aragonese, e questo ci permette di sottolineare che in fondo il Rinascimento è anche qualcosa, contrariamente a quanto si pensa nel senso comune, che ha radici profonde nella storia del Mezzogiorno.